Vai che scaliamo tutti di uno, così sei più. Ma questa qua non per me. No, perché voglio vedere. Voglio vedere. Ah, she wants to. Voglio rivederla. Tutti spaventati dall'alluvione. Eh sì. They are afraid of. Stanno mandando i messaggi, non vengo, è difficile. Anche perché 100 è collegata dai bridges. Sorriso. Quindi se, se chiudono il ponte. Ah sì. Ciao ciao. Non sono foto ufficiali, vero? Perché fate, certo, le metto fate, ciao ciao. Naturalmente. D'altro sono ufficiali così. Edward. Cheese. Thank you. Fa anche Mirko, vedi? No, sto bene adesso. Anche tu ti alzi gli occhiali per fare le foto. Che tu, sì, che ne ho due. Allora, da vicino e da lontano, da un casino, adesso io mi da lontano, li ho tenuti proprio fuori, li ho tenuti in borsa perché. Anche io adesso penso di alta memoria. Di solito uso le lenti, però non comunque. Ah, no, cioè, quando sto non ci riesco, se devo leggere così, però se riesco alla sera, cioè fare male. Quante hai una bimba? Esatto, così. Una sola. Thank you. La signora, l'hai già salutata, Edward? La signora Cristina Fava, l'hai già salutata? Sì, sì. Oddio, che raccolta. Tu hai portato la chiavetta, basta. Ah, sì. Già sei chi? In italiano, credo che la lastra si chiami la strappa. Lo strappato. La strappata dei segni. I found it strappato. Lo ma lo strappato è spagnolo. They say la garruja e lo strappato. Okay. Should I correct that then? Perhaps because I say lo strappato in Italian. La strappata. Garruja, credo che sia. Garruccia. 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 Perché c'è la carrucola. Yeah, in Italia si chiama in italiano la tortura della strappata o della corda. Della corda. Esatto. La corda. Però esiste la strappata anche, se vuoi rimanere più fedele al tuo testo. Ok, the particular method for trade non è lo strappato. La strappata in italiano. Non è lo strappato o la caruccia in spagnolo. E poi lo dico io, esatto. Sì, sì. E poi io lo dico io, la strappata in italiano. Sì, sì. Perché non questa non è una parola italiana. That comes from Pan. Lo? Questo è. Lo sì, sì. Sì. Ma strappato no. Interessante. Noi in italiano si chiama o la strappata o la corda. Okay. Ho trovato proprio. Okay. Forse dico la corda in italiano o la garuccia in spanish, posso dire? Io dirò la strappata. Sì. Non ti piace dire la strappata? Allora io dico lo strappato. You keep it in it. Yes. I think this is a Spanish name, I'm pretty sure. O la garuccia. Esatto. Ok. O se no metti strappata come vuoi. Lo strappato con la caruccia in spanish. Ok, you leave it in this way and I will tell la strappata in italiano. Sì. Ok.
The particular method portrayed known as lo strappato o la garuccia in Spagna. Sì. Sì, io sono quasi sicuro che questo è spagnolo. Ok. Non è italiano lo strappato. Assomiglia. Lo lascio così. So I'll take that out and just leave that in because in the art historical literature there sì, 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 ok, voi in letteratura lo conoscete come strappato, certo, strappato, ma hai ragione, allora se metto un baro così. Cioè, non è italiano strappato, per cui in italiano lo dico io la strappata, strappata. Sì, esatto. No, o la corda, si chiama quella tortura o lo strappato. Sì, sì, sì. E c'era anche quell'altra che gli attaccavano i pesi, come si chiama? L'avevo trovato, perché ho guardato tutto il sito delle torture. Sì, è più ancora dolorosa, cioè con i pesi attaccati al corpo. No, perché lui tutti i nostri preparativi e lo metti in stream. Siamo già in stream. È quello che è la mia perplessità, è quella. Ma in stream cosa vuol dire? Che ci guarda in diretta. Oh my God. Ci guarda, per esempio, la Courtauld. La Courtauld ci sta, ci guarda. Infatti lui ringrazia somebody at the Courtauld will see us. Ah, sì. Yeah, we're streaming it, eh? Ah, yeah. Speriamo. Anche sì, perché sì. Lui fa ringraziamenti, quindi. Sì, 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 dobbiamo fargli, faccio anche io ringraziamenti. Ah, ringraziamenti. Sì. Forse. Metti anche lei. Sì. Assessore Claudia. Ringraziamento. Io dico buonasera a tutti. Sì. Dopo te. Sì, sì, sì. Prima di iniziare vorrei ringraziare il dottor Gozzi per questo invito molto generoso. È un onore per me venire a Cento. Devi dire prima l'assessorato del comune di Cento. Prima il perché ringraziamo. Ringrazio chi? Il comune di Cento e l'assessorato alla cultura. Togli Francesco Spera. Togli. Prima di iniziare vorrei ringraziare il comune di Cento. Assessorato alla cultura. Te lo scrivo io. Sì, scrivo. Perché assessorato forse è una parola difficile. Sì. E l'assessorato alla cultura. Della cultura. Alla cultura. Prima di iniziare vorrei ringraziare il comune di Cento e l'assessorato alla cultura. Per questo invito molto generoso. È un onore per me venire a Cento per tenere una conferenza su Porcino Rivera, la mia. E dopo di anche il dottor Gozzi, dillo pure. Ah sì, sì, sì. Dillo pure. Ah, sì. Prima di iniziare vorrei ringraziare il comune di Cento, l'assessorato alla cultura. Ok. E sì. Allora, uno, due, tre. Il dottor Gozzi e la come lo mettiamo? E lo mettiamo l'assessorato? No, mica assessore alla cultura. Allora, quindi poi te lo giro, se vuoi lo scriviamo qua. Allora, vai. Write it with your hands. Come ha scritto lui, buonasera a tutti, voglio ringraziare il comune di Cento. Vorrei ringraziare. Il comune di Cento.
Siamo. Buonasera a tutti. Voglio innanzitutto ringraziarvi per essere qui e per aver dimostrato il coraggio di affrontare questa serata un po' difficile. Grazie davvero. Questa è la prima delle conferenze che sono state pensate per approfondire gli studi sul Guercino e renderlo ancora più conosciuto e noto, facendo dei paralleli con altri artisti famosi del suo tempo e approfondendo la sua arte qua a Cento con la musica, e in relazione alla musica. Questa sera abbiamo qui con noi Edward Payne. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo l'anno scorso, nel 2012 precisamente, quando sono stata invitata a Londra al Courtauld Institute nel momento in cui gli è stato conferito il premio per il miglior saggio sul Guercino dalla Fondazione Sir Denis Mount. Fondazione che c'è stata fin da subito dopo il tragico evento che ci è occorso, c'è stata sin da subito vicino e immediatamente si è attivata per una raccolta fondi per la ricostruzione della Pinacoteca di Cento. Nell'autunno del 2012, in particolare l'8 novembre, data del compleanno di Sir Denis, la fondazione ha iniziato questa raccolta fondi che si è parzialmente conclusa qualche giorno fa con una donazione di 50.000 sterline, equivalenti a 60.000 euro. E non ha abbandonato il proprio impegno dopo questa notevole donazione, tant'è che nel senso che la fondazione si è impegnata a cercare ancora fondi che ci verranno erogati nel momento in cui ricomincerà la ricostruzione della Pinacoteca. Il premio letterario di saggistica Sir Denis Mount è stato istituito nel 2010 dagli amici e colleghi di Sir Denis in suo onore ed in occasione del suo 100° compleanno. Sir Denis, come sapete, è stato uno dei maggiori storici dell'arte del XX secolo e l'autore del saggio vincente viene chiamato a presenziare al ricevimento in onore di Sir Denis. E viene la data in cui consegnato questo premio è l'8 novembre, che corrisponde appunto alla data del suo compleanno. Il vincitore, come dicevo, della scorsa edizione è il nostro storico e studioso Edward Payne, che ha vinto con il saggio Impiccati, squartati e torturati nei disegni del Guercino e di Ribera. E quindi abbiamo il piacere questa sera di poterlo ascoltare anche qui a Cento. Grazie e passo la parola ad Edward Payne. Buonasera a tutti. Prima di iniziare vorrei ringraziare il Comune di Cento, l'assessore alla cultura Claudia Tassinari e il dottor Fausto Gozzi per questo invito molto generoso. Ancora più? Così? È un onore per me venire a Cento per tenere una conferenza su Guercino e Ribera. È la mia prima volta in questa città e ho già voglia di tornarci presto. Vorrei anche ringraziare la Fondazione Mann per la sua generosità, soprattutto Francesco Gonzalez, Orietta Adam e Suzanne Marriott. Infine, ringrazio la mia traduttrice, Anna De Simone, per aver svolto un ottimo lavoro in poco tempo. Adesso cominciamo. The year 1591 saw the birth of two artists who have become household names in the field of Seicento studies. Giovanni Francesco Barbieri, nicknamed Guercino, the little squinter, born in the small town of Cento in northern Italy, and Giuseppe de Ribera, nicknamed Lo Spagnoletto, the little Spaniard, born in the small town of Játiva near Valencia.
L'anno 1591 vede la nascita di due artisti i cui nomi spesso si ripeteranno nel panorama pittorico del Seicento. Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, nacque nella cittadina di Cento, nord Italia. Giuseppe de Ribera, detto lo Spagnoletto, che nacque nella cittadina di Jativa, vicino a Valencia. Revered in their own time, the reputations of Guercino and Ribera fell dramatically in the eyes of late 19th and early 20th century critics, only to experience a complete reappraisal from the mid-20th century onwards. Guercino, largely through the distinguished scholarship of Sir Dennis Mann and Nicholas Turner, Ribera, by virtue of major exhibitions in Europe and North America. Riveriti durante il loro tempo, la reputazione del Guercino e di Ribera venne drammaticamente sottostimata dalla critica dai critici del tardo Novecento, inizio XX secolo, per conoscere solo successivamente, a partire dalla metà del XX secolo in poi, una rivalutazione della loro opera. Per quanto riguarda il Guercino, questo avvenne grazie agli studi approfonditi di Sir Dennis Mahon e di Nicholas Turner, mentre per il Ribera la rivalutazione avvenne in virtù delle diverse esposizioni delle sue opere in Europa e Nord America. The work of these artists continues to prompt scholarly attention and debate. Though often the subject of individual monographic studies, Guercino and Ribera have rarely been examined together, a curious lacuna considering the many parallels in their works on paper. L'opera di questi due artisti continua a stimolare l'attenzione degli studiosi e apre sempre nuovi dibattiti accademici. Nonostante siano spesso stati oggetto di studi monografici, raramente le figure di questi due artisti sono state esaminate assieme, una lacuna curiosa se si considera i molti parallelismi nei loro lavori su carta. Taking as its focus the drawings of violent subjects that permeate the graphic production of these exact contemporaries, this lecture will endeavor to reveal what a comparative study of Guercino and Ribera can teach us, not only about their distinct bodies of work, but also about their diverse approaches toward drawing the body in pain. Partendo proprio dal focus centrale della violenza che permea la produzione grafica di questi due artisti, perfettamente contemporanei, questo saggio cercherà di svelare ciò che uno studio comparato del Guercino e di Ribera può ancora svelarci, non solo sulle opere distinte, ma anche sui loro diversi approcci nel disegnare il dolore e la sofferenza nei corpi. Both Guercino and Ribera were prolific draftsmen. However, the character of their corpus of surviving sheets is markedly different. An exceptionally high percentage of drawings by Guercino survive, between 1,000 and 3,000 authentic sheets, a testament to the value that he placed on drawings, which the artist carefully preserved in his studio, the Casa Gennari, for future use. This figure contrasts with the approximately 160 known sheets by Ribera. Ok, sia il Guercino che Ribera furono dei disegnatori prolifici. Tuttavia, l'eredità dei lavori lasciati ai posteri è nettamente diversa. Del Guercino sono sopravvissuti dai 1.000 ai 3.000 fogli originali, in quanto l'artista li ha preservati con cura nel proprio studio Casa Gennari, per poi utilizzarli, a testimonianza appunto del grande valore che il Guercino attribuiva al disegno. Mentre del Ribera abbiamo solo 160 disegni autentici. Most of Guercino's drawings are preliminary studies for painting commissions. In contrast, the primary function of drawing for Ribera was not preparatory, but autonomous. The large number of Guercino's drawings depicting saintly martyrdom offers a striking parallel with sheets by Ribera. La maggior parte dei disegni del Guercino sono studi propedeutici ai dipinti che gli venivano commissionati. Per contro, nel Ribera, la funzione del disegno non è preparatoria al dipinto, ma è autonoma. I molti disegni del Guercino raffiguranti i martiri dei santi offrono un impressionante parallelismo con i disegni del Ribera. The bound man performs a leading role in Ribera's graphic oeuvre,
taking on a range of identities in scenes of religious, mythological, and contemporary violence. L'uomo legato svolge un ruolo di primo piano nell'opera grafica del Ribera e assume identità diverse nelle scene di violenza religiosa, mitologica e contemporanea. Not surprisingly, Ribera's representations of violent subjects have prompted conflicting interpretations in the literature on the artist. The early modern cliché of the cruel Ribera originates in biographical accounts. Joachim von Sondrart describes the visceral effects of Ribera's extreme imagery on the spectator, and Bernardo de Dominici laments the artist's supposed hostility towards his arch-rival Domenichino. Non sorprende quindi che la rappresentazione di soggetti violenti del Ribera abbia dato via ad accesi dibattiti e opposte interpretazioni fra gli studiosi. Il cliché moderno del Ribera crudele trae origine da episodi della sua biografia. Joachim von Sondrart descrive gli effetti viscerali della fervida immaginazione del Ribera sullo spettatore. Bernardo de Dominici lamenta la presunta ostilità dell'artista nei confronti del suo acerrimo nemico, il Domenichino. In his 1973 catalog of Ribera's prints and drawings, however, Jonathan Brown argues that the artist's drawings of physical suffering are not evidence of a personal fixation on violence, and he presents Ribera not as sadistically dwelling on pain, but as an impartial, non-participant observer of aesthetic values. Considering the recurring presence of the bound man in purely aesthetic terms, Brown states that it enabled the artist to experiment with different poses of the human body, and that this was Ribera's obsession, as opposed to any other darker purpose. Nel 1973, John Brown, nel suo catalogo sulle stampe e disegni del Ribera, sostiene tuttavia che i disegni raffiguranti la sofferenza fisica non siano prova di una fissazione personale dell'artista sulla violenza e ci propone un Ribera che non vive sadicamente nel dolore, ma piuttosto ci rimanda alla figura di un osservatore esterno ed imparziale dei valori estetici. Infatti, da un punto di vista puramente estetico, la presenza quasi costante dell'uomo legato, secondo Brown, permette all'artista di sperimentare le diverse pose del corpo umano e questa sarebbe la fissazione, la vera ossessione del Ribera, contrariamente a qualunque altro scopo oscuro attribuitogli. More recently, Gabriele Finaldi has argued the opposite, suggesting that the numerous drawings of men tied to trees express Ribera's obsessive, sadistic identification with suffering, and citing the biographical sources as providing confirmation of this character trait. Più recentemente Gabriele Finaldi ha suggerito l'opposto, argomentando che il gran numero di disegni raffiguranti uomini legati all'albero esprimerebbero l'identificazione ossessiva e sadica del Ribera con la sofferenza e cita le fonti biografiche a conferma di questo tratto del carattere dell'artista. Rather than interpreting an artist's violent imagery as a transparent window onto his personality, or using alleged episodes in his life to explain the violence in his art, it may prove more fruitful to read the works against the grain rather than through the lens of biography. For instance, Carlo Cesare Malvasia's description of Guercino as di natura piacevole, allegra e di conversazione gustosissima, d'applicazione indecessa, sincerissimo, inimico della bugia, cortesissimo, umile, compassionevole, religioso, casto, offers a striking contrast to the leitmotifs of martyrdom and torture that punctuate his graphic oeuvre. Piuttosto che interpretare l'immaginazione violenta di un artista come una finestra trasparente sulla sua personalità, o utilizzare presunti episodi della sua vita, sarebbe forse più proficuo leggere le opere alla luce del buon senso e non appunto attraverso spunti biografici. Per esempio, la descrizione del Guercino di Carlo Cesare Malvasia, natura piacevole, allegra e di conversazione gustosissima,
di applicazione indefessa, sincerissimo, inimico della bugia, cortesissimo, umile, compassionevole, religioso, casto, stride enormemente con il leitmotiv dei suoi martiri e torture che contraddistinguono la sua opera grafica. Indeed, a juxtaposition and re-examination of drawings by Guercino and Ribera might open up another set of interpretations. In this lecture, I will argue that Guercino and Ribera's drawings of violent subjects underscore a crucial slippage between the twofold execution processes at work, the execution within the fictive image and the execution of the crafted object. In questo saggio io sostengo che i disegni con raffigurazione violenta sottolineano un cruciale scollamento tra i due processi di esecuzione, l'esecuzione dell'immagine fittizia e l'esecuzione dell'oggetto creato. Inoltre suggerisco che il Guercino e Ribera concepissero la violenza fisica non come prodotto, ma piuttosto un processo che nel disegnare questi soggetti violenti sulla carta essi richiamassero contemporaneamente l'attenzione sul processo stesso del disegnare. So moreover, I will suggest that Guercino and Ribera conceived physical violence not as a product but as a process, and that in drawing these violent subjects on paper they simultaneously call attention to the process of drawing itself. But the story will become more complicated as I further argue that the artists diverged sharply in their approach to capturing these violent episodes. As a more classicizing artist, Guercino not only idealizes the bodies he depicts, but also the violence that they endure, either by partially suppressing the torture or by oscillating between the moment immediately before or after the execution. As a more realist artist, Ribera produces images of violence that are as raw as a wound itself, habitually focusing on the moment during the execution, the moment of maximum pain. Naturally, there are revealing counterexamples in both cases, which will also be explored. Ma la storia si complica quando io sostengo che gli artisti divergono profondamente nell'approccio percettivo di cattura di questi episodi di violenza. Il Guercino, in quanto artista più classicheggiante, non solo idealizza i corpi che raffigura, ma anche la violenza che essi sperimentano, sia sopprimendo parzialmente la tortura, sia oscillando tra il momento immediatamente prima e dopo l'esecuzione. E Ribera, essendo un artista più realista, riproduce immagini della violenza che sono crude come una ferita, soffermandosi in particolare proprio sul momento dell'esecuzione, il momento di massimo dolore. Ovviamente vi sono in entrambi gli artisti delle eccezioni che verranno esaminate. Since it would be impractical here to provide a comprehensive survey of Guercino and Ribera's copious drawings of violence, I will instead examine a cross section, concentrating in particular on sheets in the Courtauld Gallery's collection. Dal momento che qui sarebbe impraticabile una disamina estensiva dei molti disegni con soggetti violenti del Guercino e del Ribera, mi limiterò a fornire un'analisi incrociata dei disegni della Courtauld. My lecture is divided in three sets of case studies. Il mio saggio si divide in tre dissertazioni. The first investigates the different ways in which these artists treat the visceral subjects of Marcius and Bartholomew flayed alive. La prima esplora i diversi approcci con i quali gli artisti affrontano i soggetti del Marcia e del Bartolomeo scorticati vivi. The second explores Guercino's preparatory studies for the martyrdom of Saints John and Paul and Ribera's Inquisition scene, shedding light on the tensions between bodily and pictorial execution. Il secondo indaga gli studi preparatori del Guercino per il martirio dei santi Giovanni e Paolo e la scena dell'Inquisizione del Ribera, mettendo in luce la tensione tra l'esecuzione corporale e l'esecuzione pittorica.
So the third compares two alternative conceptions of the bound male figure, Guercino's Saint Sebastian and Ribera's man tied to a tree in a figure resting, in order to consider the limits of suffering and the wider implications of these deeply serious drawings. Il terzo confronta le due concezioni alternative della figura maschile legata, il San Sebastiano del Guercino e l'uomo legato all'albero con figura di uomo a riposo del Ribera, con lo scopo di considerare i limiti della sofferenza e le più ampie implicazioni di questi disegni drammatici. Hardly exclusive to Guercino and Ribera's oeuvres, the figure of Marsyas was frequently depicted by 16th and 17th century European artists who turned to Ovid's Metamorphoses as a model in which the satyr is graphically described as all one wound. Ad eccezione delle opere del Guercino e del Ribera, la figura di Marsia fu frequentemente raffigurata dagli artisti europei del XVI e XVII secolo, i quali si rifacevano al modello delle metamorfosi di Ovidio, nelle quali il satiro viene graficamente descritto come tutt'una ferita. The story goes that Marsyas, half man, half goat, challenges Apollo, god of the muses, to a musical contest. Marsyas competes with a double reed instrument known as the aulos, Apollo with the seven-stringed lyre. The terms of the competition state that the victor could do with the loser as he pleased. After Marsyas's inevitable defeat, Apollo punishes the satyr for his sin of hubris or extreme pride by tying him to a tree and flaying him alive. La storia racconta che Marsia, mezzo uomo e mezza capra, sfida Apollo, dio delle muse, ad una gara musicale. Marsia suona un flauto a doppia canna detto aulus e Apollo suona una lira a sette corda. I termini della gara erano che il vincitore avrebbe fatto ciò che voleva del vinto. Dopo l'inevitabile sconfitta di Marsia, Apollo punisce il satiro per aver peccato di superbia e, dopo averlo legato ad un albero, lo condanna allo scorticamento da vivo. The court-hold nude figure of a youth lying on his back with his left arm and leg raised is one of several preparatory drawings for Guercino's painting of Apollo flaying Marsyas, commissioned by Cosimo II, Grand Duke of Tuscany, in 1618. Il disegno del Guercino presso la court-hold, che raffigura un giovane che giace sulla schiena con il braccio sinistro e gambe alzati, è uno dei tanti disegni preparatori del dipinto Lo scorticamento di Marsia, commissionato all'artista da Cosimo II, Granduca di Toscana, nel 1618. The sheet demonstrates an important practice in the artist's working process of drawing after the posed nude model, for Guercino established an Accademia del Nudo in his native Cento, where he taught drawing from life. Il disegno dimostra un'importante pratica del processo di creazione dell'opera dell'artista che disegnava dal vivo un modello in posa. Infatti il Guercino istituì l'Accademia del Nudo nella sua nativa Cento, dove egli insegnava a dipingere dal vivo. Here, the drawn figure has retained his identity as a posed model with human limbs, rather than being transformed into a suffering satyr with goat legs. We are left to complete the scene by imagining Marsyas's imminent flaying by Apollo, whose presence is implied through the position of the figure and the summary sketch at top left. Qui la figura disegnata ha mantenuto l'identità del modello in posa con arti umani, piuttosto che essere trasfigurato in un sofferente satiro con zampe di capra. Allo spettatore dell'opera viene chiesto di completare la scena immaginando l'imminente scorticamento di Marsia da parte di Apollo, la cui presenza è sottintesa attraverso la posizione della figura e da un abbozzo nella parte superiore sinistra. A more advanced study for the painting can be found in a drawing at Windsor Castle, which portrays Apollo in the act of flaying Marsyas alive. Here, Guercino has added a narrative element to the scene by including the aulos and lyre. Although the composition focuses on Apollo's gruesome task of tearing the skin from Marsyas's arm,
Guercino has suppressed the violence by portraying the satyr from behind so that we do not see his agonizing expression. Uno studio più avanzato, preparatorio al dipinto, lo si può trovare in un disegno custodito nel castello di Windsor, nel quale Apollo viene ritratto nell'atto di scuoiamento, scorticamento di Marsi ancora vivo. Qui il Guercino ha aggiunto un elemento narrativo, includendo l'aulus e la lira. Sebbene la composizione si concentri sul macabro compito di Apollo che sta strappando via la pelle dal braccio di Marsia, il Guercino sospende la violenza ritraendo il satiro da dietro in modo da non esporre al pubblico la sua agonia. The artist's final painted solution further tempers the violence of the event through the serene treatment of the figures. While in the Windsor drawing, Apollo shoves his foot into Marsyas's groin, in the Pitti painting, he rests it on the satyr's stomach. La soluzione finale dipinta mitiga ulteriormente la violenza dell'atto attraverso una composizione serena delle figure. Mentre nel disegno di Windsor Apollo affonda il piede nell'inguine di Marsia, nella pittura, nel dipinto custodito a Palazzo Pitti, Apollo lo appoggia sullo stomaco del satiro. The extremely foreshortened figure of Marsyas in Guercino's picture recalls Ribera's configuration of the same subject in his arresting 1637 painting at the Museo di Capodimonte in Naples. La raffigurazione in prospettiva del Marsia nel Guercino richiama la configurazione dello stesso soggetto eseguita da Ribera nel suo magnifico dipinto del 1637, custodito nel Museo di Capodimonte a Napoli. A single preparatory drawing in pen and ink survives. In contrast to Guercino's ink and wash drawings, here the spare use of the pen reveals Ribera's speed of execution, and the unsettling quality of the line seems to resonate with the unsettling subject matter. Solo un disegno preparatorio a penna e inchiostro è sopravvissuto. In contrasto con il disegno del Guercino, con tecnica di inchiostro e acquarello, qui l'uso sobrio della penna rivela la velocità di esecuzione del Ribera e il disordine delle linee sembra fare da risonanza all'azione sconvolgente raffigurata. Ribera has literally amplified the violence in the painting by accentuating the prominence of the wound and by redirecting Marsyas's screaming face toward the spectator. While the onlookers in Guercino's picture appear indifferent to the action in the foreground, the satyrs in the background of Ribera's painting are appalled by Marsyas's screams, for one even blocks his ears to try to muffle the noise. Ribera nel dipinto ha letteralmente amplificato la violenza, accentuando la prominenza delle ferite e orientando il viso di Marsi agonizzante verso lo spettatore. Mentre chi guarda il dipinto del Guercino sembra essere indifferente all'azione in primo piano, nel dipinto di Ribera i satiri sullo sfondo sono inorriditi dalle urla strazianti di Marsia e uno di questi si chiude le orecchie per attutire il rumore. Echoing the torturer executioner, the painter executioner does violence to the figure of Marsyas, who is both flayed by Apollo and foreshortened by the artist. By inverting the satyr's head and thus obscuring his face, Ribera inflicts further violence on potential viewers, who are forced to twist and turn their own bodies if they wish to read Marsyas's expression right side up. Facendo eco al torturatore esecutore, il pittore esecutore perpetra violenza alla figura di Marsia, che si trova contemporaneamente ad essere scorticato da Apollo e raffigurato in prospettiva dall'artista. Rovesciando il capo del satiro e oscurandogli il volto, il Ribera infligge un'ulteriore violenza agli osservatori che sono obbligati a girare il busto per vedere l'espressione di Marsia nel verso giusto. Guercino and Ribera were equally preoccupied with depicting the related subject of Saint Bartholomew in paint and on paper.
This sheet from the Courtauld collection is one of a series of preparatory drawings for an altarpiece in the Church of San Martino in Siena, which depicts the martyrdom of Saint Bartholomew, an apostle and missionary who was flayed alive for his Christian faith. Il Guercino e il Ribera si occuparono entrambi della rappresentazione, sia in dipinti che in disegni, di San Bartolomeo. Il disegno di Courtauld è uno di una serie di disegni preparatori per una pala di altare nella chiesa di San Martino a Siena, che raffigura il martirio di San Bartolomeo, un apostolo missionario che fu scorticato vivo a causa della sua fede cristiana. The action of skinning the saint is subtly portrayed as the drawing unveils the painful process of torture. Julian Brooks has noted that, with a single vertical line, Guercino explores the possibility of the executioner at the right wielding his knife in the manner of a pen. This particular passage narrows the gap between the activities of torturer-executioner and artist-executioner. L'azione dello scorticamento è abilmente raffigurata, come se il disegno svelasse il processo doloroso della tortura. Julian Brooks ha notato che con un'unica linea verticale il Guercino indaga la possibilità per il carnefice di destra di brandire il suo coltello come se fosse una penna. Questo passaggio avvicina la distanza fra l'attività del torturatore esecutore e quella dell'artista esecutore. Moreover, Guercino's youthful, idealized saint contrasts with Ribera's aging, long-bearded Bartholomew in the multi-figured drawing at the Morgan Library and Museum. Inoltre, il santo giovane e idealizzato del Guercino contrasta con il Bartolomeo maturo e barbuto del disegno con più figure del Ribera custodito presso la Morgan Library and Museum. At the extreme right of the composition emerges the ghostly silhouette of a knife sharpener. He is balanced by another figure at the left, tightening the ropes that bind Bartholomew's legs to a tree stump. Behind him stands the principal executioner, who pulls down a large flap of skin from the saint's right forearm. This distinctive arrangement of figures lends the drawing an instructional dimension, demonstrating step by step how to martyr a saint. Sull'estrema destra della composizione emerge la figura in ombra di una fila coltelli, controbilanciata da un'altra figura sulla sinistra che sta stringendo le corde che legano le gambe di Bartolomeo al ceppo dell'albero. Dietro di lui c'è il torturatore principale, che sta tirando verso il basso un largo lembo di pelle dall'avambraccio destro del santo. This execution process is likewise laid out in Ribera's 1624 print on the same theme. Its design, though in reverse, may well have been the point of departure for the Morgan drawing. La disposizione delle figure dona al disegno una dimensione didattica, una dimostrazione passo a passo di come si esegue il martirio di un santo. Il processo di esecuzione è simile a quello delineato nella stampa del Ribera del 1624 con lo stesso soggetto. While the central focus of the composition is on the body of the saint and the ripping of his skin, Bartholomew's attention is actually directed elsewhere as he gazes heavenward at the descending crown to which is attached a palm leaf that resembles a quill. Il suo disegno, sebbene disposto al contrario, ha lo stesso punto di partenza del disegno della Morgan. Mentre il punto centrale della composizione è il corpo del santo e lo scoiamento della sua pelle, l'attenzione di Bartolomeo si dirige altrove, verso il cielo, da dove una corona alla quale... è legata una foglia di palma che assomiglia a una penna, sta scendendo. By skillfully alluding to this instrument in the composition, Ribera arguably makes a connection between the activities of printmaking, flaying and writing. Here, Bartholomew visually connects the instruments of knife and pen, both wielded by the hand and intimately bound by their functions of cutting and inscribing.
Attraverso l'abile inserimento nella composizione di questi strumenti, il Ribera probabilmente vuole suggerire una connessione tra l'attività dell'incidere, dello scorticare e dello scrivere. Qui il Bartolomeo mette in connessione gli strumenti del coltello e della penna, entrambi branditi nella mano e intimamente correlati alle loro funzioni del tagliare e dell'incidere. It is noteworthy that Guercino's creative process involved exploring a scene or subject on a fresh sheet of paper and working it through fully, rather than conceiving a series of related sketches on a single page. A double-sided drawing in the Courtauld is one such example, which belongs to a series of preparatory studies for the martyrdom of Saints John and Paul with the Madonna and Child above, now in the Musée des Augustins, Toulouse. È ben noto che il processo creativo del Guercino implicasse l'esplorazione di una scena o di un soggetto su di un foglio di carta intonso e riempirlo completamente, piuttosto che creare una serie di bozzetti su singole pagine. Un disegno fronte e retro, custodito alla Courtauld, ne rappresenta un esempio. Esso fa parte di una serie di studi preparatori, Madonna con Bambino e Martirio dei Santi Giovanni e Paolo presso il Musée des Augustins a Toulouse. Since John and Paul were brothers and Roman officers, beheaded for their Christian faith in AD 362 during the reign of Emperor Julian the Apostate. I Santi Giovanni e Paolo erano fratelli e soldati romani che vennero decapitati per la loro fede cristiana nel 362 avanti Cristo sotto l'impero di Giuliano l'Apostato. Apostata. On the verso, the executioner lunges forward with a sword in his right hand, and with his left grips the hair of one saint who is kneeling on the ground. Here, Guercino creates a visible progression of figures and actions, from the head of the executioner to the head of the saint he grasps, to the headless corpse of the other saint. Sul fronte del foglio l'esecutore è raffigurato con il braccio disteso e con la mano destra impugna una spada, mentre con la sinistra afferra i capelli di un santo che è inginocchiato a terra. Although the drawing represents the martyrdom of John and Paul, it can also be read as a narrative of the different phases of executing a single saint, unfolding the process of martyrdom in a similar fashion to Ribera's Bartholomew drawing. Nonostante il disegno rappresenti il martirio dei Santi Giovanni e Paolo, può anche essere letto come la narrazione delle diverse fasi per l'esecuzione di un santo. Esso illustra il procedimento del martirio in un modo simile incontrato nel disegno del Bartolomeo del Ribera. On the recto, the composition has shifted from the verso and is closer to the orientation of the final painting. In a reversal of Guercino's Courtauld drawing of Saint Bartholomew, here the executioner is positioned in the center of the sheet, flanked by the two saints. Sul retro la composizione è diversa da quella sul fronte e si avvicina di più alla soluzione finale del dipinto. In un disegno rovesciato del Guercino, custodito alla Courtauld, raffigurante San Bartolomeo, l'esecutore è posizionato al centro del foglio, affiancato dalle figure dei due santi. L'esecutore, ritratto da dietro, funge da cardine narrativo e visivo fra i due distinti momenti, il prima e il dopo l'esecuzione. Portrayed from behind, the executioner acts as a visual and narrative hinge between two different moments, the before and after of the execution. Like the verso, the recto can equally be read as the martyrdom of two saints, and has two distinct moments of a single execution. Sia il fronte che il retro del disegno possono essere letti come il martirio dei due santi e anche come due distinti momenti di una singola esecuzione. Moreover, in a drawing of the same subject from the Mann collection, Guercino has appended a small flap of paper over the head of the executioner, which allowed him to try out an alternative head without losing the original. Inoltre, in un disegno della collezione Mahon, raffigurante lo stesso soggetto, il Guercino ha inserito un piccolo pezzo di carta sopra la testa dell'esecutore che gli consentiva di sperimentare disegni di teste alternative senza perdere l'originale.
This paper correction is especially fitting to the subject of the drawing. While the torturer executioner permanently removes the heads of Saints John and Paul, the artist executioner adds a detachable head to his tormentor. Questa correzione con la carta si intaglia perfettamente al soggetto del disegno. Mentre il torturatore esecutore continua a decapitare le teste di San Giovanni e San Paolo, l'artista esecutore inserisce una testa staccabile al suo torturatore. The moment represented here is one of suspension, a pause between the two tasks. Il momento qui raffigurato è quello di pausa fra le due decapitazioni. However, in undoubtedly his most gruesome drawing of the series, Guercino does not hesitate to explore the possibilities of depicting the executioner in the process of decapitating one of the saints. Tuttavia, in uno dei disegni più macabri della serie, il Guercino non esita ad esplorare la possibilità di raffigurare l'esecutore nell'azione di decapitazione di uno dei santi. Dopo aver già colpito il collo con la spada, che ora giace abbandonata per terra, l'esecutore sta cercando di separare la testa del corpo con un coltello, mentre il sangue fuoriesce dalla bocca e dalla ferita del santo. Having already struck the neck with his sword, which he has now abandoned on the ground, here the executioner uses his knife to sever the head completely, while blood spews out of the saint's mouth and wound. The intense focus on the victim's suffering turns this drawing into a ribaresque depiction of violence. L'intensa attenzione focalizzata sulla sofferenza della vittima fa assomigliare questo disegno ad una tipica raffigurazione di violenza del Ribera. Indeed, the problematic relationship between physical violence and its visual representation is further heightened in Ribera's Inquisition scene, currently in the Rhode Island School of Design Museum. In realtà la relazione problematica tra la violenza fisica e la sua rappresentazione visiva è nel Ribera ulteriormente rafforzata nell'opera Scena dell'Inquisizione, che si trova attualmente presso la Rhode Island School of Design Museum. The cast of this scene is restricted to three characters: the accused, suspended by his wrists in midair from a hoist, which acts as a visual framing device around the central action; the inquisitor, who interrogates the criminal; and the notary, who documents the proceedings. Le figure principali di questa scena sono tre: l'accusato, appeso a mezz'aria per i polsi, sostenuto da una carrucola, la quale sembra incorniciare il campo visivo e centrale dell'azione; l'inquisitore che interroga il criminale e il notaio che documenta il procedimento in corso. Unlike many of the artist's drawings depicting bound figures, this one does not represent a scene of execution, but rather of torture. Diversamente dai molti disegni dell'artista che rappresentano delle figure legate, questa non ritrae un'esecuzione, ma piuttosto una tortura. The particular method portrayed, known as lo strapado, or la garrucha in Spanish, involves tying the hands of the accused behind his back and then hanging him by his wrists from a rope on a hoist. Il sistema ritratto è conosciuto come la strappata in italiano, garrucha in spagnolo, e consiste nel legare le mani dell'accusato dietro la schiena per poi appenderlo per i polsi ad una corda sostenuta da una carrucola. In order to relieve himself of the pain, the man in Ribera's drawing attempts to heave his body upwards. As a result of his struggling, the figure's trousers have become loosened. Indeed, he may be squirming to try and hold them up, but any attempt to save himself of further humiliation is in vain, for he has lost all control of his bodily functions and defecates on the ground. L'uomo che Ribera raffigura cerca di alleviare il dolore alzando verso l'alto il corpo, e come risultato di questo sforzo si vedono i pantaloni allentati. Probabilmente ha anche provato a muoversi per cercare di trattenerli, ma ogni tentativo di risparmiarsi un'ulteriore umiliazione è vano, dal momento che ha perso ogni controllo delle proprie funzioni corporali ed evacua sulla terra sottostante.
As opposed to being equipped with the tools of an executioner, such as a knife or sword, it is significant that in this drawing, the inquisitor is clutching a pen and paper, suggesting that, like the secretary behind him, he too may note down some aspect of the interrogation. È interessante notare in questo disegno che l'inquisitore, invece di essere provvisto di strumenti atti alla tortura, quali un coltello o una spada, egli tiene in mano una penna e un foglio di carta, suggerendo che egli, come il segretario raffigurato dietro di lui, debba prendere nota di alcuni momenti dell'interrogatorio. The seated monk-like figure portrayed with the hint of a pen in his right hand is no doubt a notary of the secreto, whose job it was to record meticulously every word muttered and gesture made during the trial process. In fact, the notary may not only write but also draw what lies before him, thus creating an intimate parallel with the artist himself who executes this image of torture. La figura che sembra un monaco seduto, raffigurato con un accenno di penna nella mano destra, è sicuramente il notaio del segreto, il cui compito è quello di registrare meticolosamente ogni gesto o lamento dell'accusato durante lo svolgimento del processo. Infatti il notaio non solo scrive, ma effettua anche dei disegni della scena davanti a lui. E questo non può che essere letto come un intimo parallelo con l'artista che a sua volta è esecutore della scena della tortura. The practice of documenting contemporary modes of violence in visual form was not limited to the sketchbooks of professional artists, but can also be observed in the margins of criminal testimonies. La pratica di documentare visivamente le forme di tortura o di violenza non era limitata agli album degli artisti professionisti, tant'è che se ne ha traccia anche delle memorie raccolte a margine delle testimonianze rese nei processi. The 2001 exhibition Giustizia e Criminalità nello Stato Pontificio, nel Delitto Remanente Impunita at the Archivio di Stato in Rome, brought to light many official tribunal documents from the Seicento on which are crudely scrawled images of torture and execution. La mostra del 2011, Giustizia e Criminalità nello Stato Pontificio, Ne Delicta Remaneant Impunita, presso l'Archivio di Stato di Roma, ha portato alla luce molti documenti ufficiali dei tribunali del Seicento, nei quali sono disegnati in modo sommario le immagini di tortura e di esecuzione. Of great significance for our purposes is the discovery that notaries also documented the strappado. Ai fini della nostra disamina appare prezioso il contributo dei notai del tempo che hanno documentato la strappata. The image of Ribera as an observer of reality, as opposed to the caricature of him as a sadistic personality, carries more weight when considering his torture drawings within a wider contemporary context of recording violent scenes not only textually but also pictorially. L'immagine del Ribera, quale osservatore della realtà, che tanto si discosta allo stereotipo che lo descrive come una personalità sadica, acquista maggior peso se si considera che la prassi di documentare le scene di violenza era ampiamente diffusa al suo tempo, sia con testi scritti sia con raffigurazioni visive. Given Ribera's geographical movements from Spain to Rome and eventually Naples, the strappado was certainly a form of torture which he would have been able to see. Considerati gli spostamenti del Ribera dalla Spagna a Roma e infine a Napoli, è ragionevole pensare che l'artista abbia assistito a scene di tortura in cui si combinava la pena della strappata. In his 1634 publication, Il Forastiero, the lawyer Giulio Cesare Carpaccio writes of the different types of torture and execution exhibited outside the Tribunale della Vicaria, listing the horrific sights and sounds to which he exposed himself when going there daily, only per curiosità. L'avvocato Giulio Cesare Carpaccio, nella sua pubblicazione del 1634, Il Forastiero, riferisce dei diversi tipi di tortura e esecuzioni che si celebravano all'esterno del Tribunale della Vicaria, e fa un elenco delle visioni terrificanti e dei suoni ai quali, solo per curiosità, aveva quotidianamente assistito.
Though the strappato is not explicitly mentioned in Carpaccio's text, it does, however, appear in a painting of the Vicaria by an anonymous 17th century artist. This work gives us an insight into the violent scenes of everyday life that Ribera and his contemporaries would have witnessed. Sebbene nel testo di Carpaccio non venga esplicitamente citata la strappata, essa appare tuttavia in un dipinto della Vicaria eseguito da un artista anonimo del XVII secolo. Quest'opera ci dà un'idea delle scene violente della vita quotidiana alle quali il Ribera e i suoi contemporanei hanno probabilmente assistito. The strappato was designed not only to torture physically, but also to expose and shame publicly the accused by raising him high above the ground for all to see. Beyond its expression of power, it was equally intended to strike fear in the masses by sending out a message of warning. That person up there could be you. La strappata non fu creata solo per torturare fisicamente, ma anche per esporre alla pubblica vergogna il condannato, che appunto veniva issato in alto affinché tutti lo potessero vedere, e non va infine dimenticato che essa rappresentava anche l'espressione del potere, che intendeva inviare alla massa un messaggio di terrore e di monito, quasi a dire: quello appeso potresti essere tu. Of all the sacred and secular representations of bound figures by Guercino and Ribera, perhaps the most archetypal case study is that of Saint Sebastian. Fra tutte le rappresentazioni sacre e laiche di figure legate eseguite dal Guercino e dal Ribera, quella che forse funge da archetipo di studio preparatorio è quella del San Sebastiano. A Roman soldier sentenced to his death in the 4th century for his conversion to Christianity, Sebastian was shot with arrows, his first attempt at execution, then miraculously restored to health, but was later fully martyred by being beaten to death. Egli era un soldato romano che nel IV secolo fu condannato a morte a causa della sua conversione al cristianesimo. Sebastiano, in un primo tentativo di esecuzione, venne trafitto da frecce, poi, miracolosamente sopravvissuto, verrà poi martirizzato, colpito e fustigato fino alla morte. Images of Sebastian were frequent during the Seicento, as he was often invoked during times of plague, and he was also a popular subject when studying the nude male body. Le immagini di Sebastiano erano frequenti durante il Seicento, in quanto spesso veniva invocato durante le epidemie ed era anche spesso utilizzato come soggetto per i disegni di nudo maschile. Guercino's version in the Courtauld Gallery's collection depicts an idealized saint in an idealized martyrdom. Drawings of Sebastian by Ribera typically represent the figure with his armpit exposed, revealing his vulnerability, as in a striking red and black chalk study from the Gear collection. In Guercino's drawing, however, the armpit is concealed by a drooping head. La versione del Guercino presso la Courtauld Gallery raffigura un santo idealizzato e un martirio idealizzato. I disegni del Sebastiano del Ribera solitamente raffigurano il santo con le ascelle esposte, rivelandone la vulnerabilità, come si può osservare in uno studio della Gear Collection eseguito dall'artista con gesso rosso vivo e nero. Nel disegno del Guercino l'ascella è nascosta dal capo cadente. The form of the tree echoes the body of the saint, and different strokes of the pen are employed to evoke different textures. Fine, light lines render the smooth surface of the skin, while broad, heavy lines articulate the rough texture of the bark. La forma dell'albero fa eco al corpo del santo, e il Guercino imprime colpi di penna diversi per dare consistenza diversa alla materia. Linee leggere e pulite per dare l'idea della superficie liscia della pelle e linee larghe, ampie e pesanti per rendere l'idea della superficie nodosa della corteccia dell'albero. Guercino here portrays the suspended moment during the saint's attempted martyrdom after he has been shot by two arrows and just before he is pierced by a third which sails through the air. Like his drawings of Saints John and Paul, this image of Sebastian depicts the violence that has already occurred, leaving the spectator in anticipation of the inevitable violence to come.
Qui il Guercino ritrae il momento sospeso in cui il santo sta subendo il tentativo di martirio dopo che è già stato colpito da due frecce e un attimo prima che una terza freccia, raffigurata sospesa nell'aria, lo trafigga. Come nei disegni del martirio di San Giovanni e San Paolo, anche nell'immagine di San Sebastiano, la violenza viene rappresentata nell'attimo dopo in cui è già stata inflitta, lasciando tuttavia allo spettatore l'anticipazione della violenza che inevitabilmente sta per perpetrarsi nuovamente. A contrasting interpretation of the bound man theme can be found in Ribera's red chalk drawing of a man tied to a tree in a figure resting, also in the Courtauld Gallery. Un'interpretazione contrastante del tema dell'uomo legato la si può trovare in un disegno eseguito da Ribera in un gesso rosso nell'uomo legato ad un albero e una figura a riposo, anche questo presso la Courtauld Gallery. Here, the artist fully exploits his mastery at depicting an unidentified elderly saint in a complicated pose with twisting limbs. Like Guercino, Ribera rhymes body parts to tree parts, torso to trunk, limb to branch. He also pushes the boundaries of mimetic representation, demonstrating what drawing can achieve that cannot be done in nature. Qui l'artista sfrutta appieno la sua maestria e dipinge un santo maturo e sconosciuto in una posa complicata con le membra contorte. Come il Guercino, il Ribera fa collimare le parti del corpo alle parti dell'albero, il torso al tronco e gli arti ai rami. Egli travalica la rappresentazione della mimesi, dimostrando ciò che il disegno può raggiungere e che invece la natura non riesce. The position of the central figure is difficult, if not anatomically impossible to recreate, and the artist has exaggerated the proportions of the body, elongating his extended arm and leg. La posizione della figura centrale è difficile, se non anatomicamente impossibile da ricreare. E l'artista ha esagerato le proporzioni del corpo allungando la distensione di braccia e gambe. Exemplified by Guercino's Accademia del Nudo, one type of drawing that was widely practiced in Italy during the 17th century was a so-called academy drawing, an exercise that entailed studying the nude body and depicting the model in various positions. Un tipo di disegno ampiamente usato nell'Italia del XVII secolo era il cosiddetto disegno in accademia, un esercizio che prevedeva lo studio del corpo nudo e la sua raffigurazione. Esempio di questa pratica lo troviamo nell'Accademia del Nudo istituita dal Guercino. Given that Ribera's sketches of bound male saints have been loosely related by scholars to these academy drawings, visual evidence suggests that the Courtauld sheet may also, in part at least, have originally been an academy drawing in the broadest sense of the term. Sebbene gli studiosi abbiano difficilmente fatto derivare i bozzetti di santi legati del Ribera da disegni in accademia, vi è tuttavia una prova visiva che suggerisce che alcuni lavori custoditi presso la Courtauld possano essere almeno in parte derivati da disegni accademici nel senso più ampio del termine. If the page is rotated horizontally, it becomes apparent that Ribera may have started to draw this figure from a posed model lying on the ground. Se la pagina viene ruotata orizzontalmente, appare evidente come Ribera abbia iniziato a disegnare questa figura osservando un modello steso per terra. The gesture of the arm beseeching outwards can equally be read as reaching upwards when the page is turned, and this raised arm can be found in a number of related works, such as the gesture of Bartholomew in Ribera's painting in the Palazzo Pitti. Ok, può anche essere ugualmente visto il gesto del braccio implorante verso l'esterno può anche essere ugualmente visto come rivolto verso l'alto se si gira il foglio. E questo braccio alzato lo si ritrova in diverse opere correlate, come nella posa del Bartolomeo nel dipinto del Ribera Palazzo Pitti. Likewise, the angle of the back is analogous to that found in pictures of Saint Sebastian tended by the holy women. Although the position of the figure's left arm does not suggest a model resting on the ground,
It seems that Ribera may have worked after life only in part, at once imitating and manipulating the human form. In modo simile, l'angolo della schiena è analogo a quello che si può osservare nelle pitture del San Sebastiano curato dalle Pie Donne. Sebbene la posizione del braccio sinistro della figura non suggerisca un modello sdraiato, sembra che Ribera abbia lavorato dal vivo solo in parte e poi abbia imitato e manipolato le forme umane. A potential painted source for the Courtauld sheet may well have been Domenichino's fresco of the flagellation of Saint Andrew, which Ribera could have seen in the oratory of San Andrea at San Gregorio Magno in Rome. Una potenziale fonte di ispirazione per il foglio custodito alla Courtauld potrebbe essere l'affresco del Domenichino, la flagellazione di Sant'Andrea, che Ribera potrebbe aver visto nell'oratorio di San Gregorio Magno a Roma. This suggestion would lend further weight to an implied reference to St. Andrew in the drawing. The sinewy arm of the man intersects the blasted branch of the tree to create an X shape, suggestive of the X-shaped cross on which St. Andrew was crucified, and the beseeching gesture recalls the role of Andrew as preacher. Questa suggestione darebbe ulteriore peso ad un implicito riferimento a Sant'Andrea nel disegno. Il braccio muscoloso dell'uomo interseca il ramo secco dell'albero in modo da creare una X, rievocando la croce ad X sulla quale Sant'Andrea fu crocifisso, e il gesto implorante rimanda ad Andrea il predicatore. One of the most intriguing aspects of the Courtauld drawing, however, is the ambiguous relationship between the bound man and the seated figure. Uno degli aspetti più intriganti del disegno alla Courtauld rimane tuttavia la relazione ambigua fra l'uomo legato e la figura seduta. Ribera's rendering of the latter is so subtle that the clue seems to lie in his pose and the object on which he is sitting. La rappresentazione del Ribera di quest'ultima, la figura seduta, è così sottile che la chiave di interpretazione si deve scorgere nella sua posa e nell'oggetto sul quale essa è seduta. It may be argued that this figure is not simply resting, but actually defecating. The object on the ground appears to be a bucket or chamber pot, its rounded handle in profile at the back. The figure's breeches seem to be loose, and he may, in fact, be holding his shirt tails in his hands. Si potrebbe argomentare che essa non stia semplicemente riposando, ma che stia effettivamente evacuando. L'oggetto a terra sembra essere un secchio o un vaso da notte, il suo manico arrotondato. I pantaloni della figura sembrano essere abbassati e sembra che egli stia trattenendo nelle mani i lembi della camicia. The arched back of the figure and his location at the base of the tree are comparable with the print of a defecating man from Jacques Caillot's Capricci di Varie Figure series, lending further support to this interpretation. Inoltre, la schiena inarcata della figura e la sua sistemazione alla base dell'albero sono paragonabili all'uomo che defeca di Jacques Caillou nella serie dei Capricci di Varie Figure e sembra supportare ulteriormente questa interpretazione. Scatological subjects are not out of character in Ribera's torture drawings, as we have observed in his Inquisition scene. Soggetti a carattere scatologico non sono così inusuali nei disegni di tortura del Ribera, come abbiamo infatti osservato nella scena dell'Inquisizione. Despite the seriousness of the subject, its mocking tone becomes apparent when relating the corpulence of the notary to the excretion of the accused, and when considering the irony of the situation. The inquisitor wants a confession, and all he gets is shit. Nonostante la drammaticità del soggetto, il tono irriverente si appalesa quando si mette in relazione la figura corpulenta del notaio con gli escrementi dell'accusato e se si considera l'ironia della situazione. L'inquisitore vuole una confessione e tutto quello che riceve sono feci. The connection between defecation and humor had long since been made in the genre of caricature. For example, the sheet of studies ascribed to Agostino or Annibale Carracci, which depicts a puto defecating on an altar. Il collegamento tra evacuazione e umorismo veniva da tempo fatta nel genere delle caricature, per esempio nel foglio di studio attribuito ad Agostino o ad Annibale Carracci, che rappresenta un puto che sta evacuando su un altare.
And bodily functions certainly did not escape the work of Guercino, as revealed in a satirical scene with three figures and a chamber pot at the Morgan Library and Museum. Anche il Guercino non si sottrasse da raffigurare le funzioni corporali come rivelato da scena satirica con tre figure e un vaso da notte presso la Morgan Library. But how might this interpretation inform our reading of the Courtauld drawing? Ma che contributo può dare questa interpretazione alla lettura del disegno della Courtauld? It seems that the inclusion of a defecating figure could allude to proverbial language. Sembrerebbe che l'inclusione di figure che stanno evacuando possa alludere al linguaggio dei proverbi. Ribera's model for this figure may well have been an early example of a Spanish cagane, or figurine, portrayed in the act of defecation, which appeared in nativity scenes in Catalonia and elsewhere in Spain, including Valencia and Naples, during the early modern period. Il modello di Ribera per questa figura potrebbe essere un primo esempio dello spagnolo caganer o di un'immaginetta ritratta nel momento delle evacuazioni che appariva nella scena della Natività in Catalogna, in Spagna, a Valencia e anche a Napoli nei primi anni dell'epoca moderna. Not only would such a motif have been suited to a religious scene, but also its allusion to the Spanish proverb "Dung is no saint, but where it falls it works miracles" is especially fitting to this sheet. Questo motivo non solo si presta a scene religiose, ma sembra essere anche calzante al proverbio spagnolo "Il letame non è santo, ma dove cade fa miracoli", che ben si attaglia appunto a questo foglio. Furthermore, the visual opposition between the saintly man and the defecating figure recalls the fundamental play of opposites that defines the burlesque poetry of Francesco Berni. Inoltre, l'opposta visione fra l'uomo santo e la figura che sta evacuando rimanda al fondamentale gioco degli opposti che caratterizza la poesia burlesca di Francesco Berni. Ribera may have known Berni's poems, notably the Capitolo dell'Orinale, which elevates the low object of the urinal by recalling its worldly significance. Probabilmente Ribera ha conosciuto i versi del Berni, specialmente il Capitolo dell'Orinale, nel quale egli innalza l'oggetto volgare dell'orinale, ricordandone il suo significato popolare. Adesso leggo ancora in italiano. Chi non ha molto ben del naturale è un gran pezzo di conoscimento. Non può sapere che cos'è l'orinale, né quante cose vi si facin dentro. Dico senza il servigio dell'orina, che sono a ogni modo presso a cento, e prima innanzi tratto è da sapere che l'orinale è a quel modo tondo, a ciò che possa più cose tenere, è fatto proprio come è fatto il mondo, che per aver la forma circolare voglion dir che non ha né fin né fondo. Questo lo sa ognun che sa murare e che s'intende dell'architettura che ne insegna altri le cose misurare. Very good. Like Berni's poem, Ribera's Courtauld sheet combines the serious and the satirical, the high and the low, revealing how his torture drawings do not fall neatly within one category and are open to a multiplicity of interpretations. Come il Berni nel poema, anche il Ribera nel foglio di Courtauld mescola il serio con il satirico, l'alto con il basso, e rivelando quindi come i disegni delle torture non rientrino nettamente in una sola categoria, ma rimangano aperti a molteplici interpretazioni. In this lecture, I have juxtaposed a wide range of works on paper by two of the greatest 17th century European artists. In questa conferenza ho messo a confronto un'ampia serie di lavori su carta eseguiti da due dei più grandi artisti del XVII secolo. Though not intentionally seeking to set them up in opposition to each other, I have nevertheless tried to identify certain points of disparity as well as commonality between their depictions of violent subjects. Sebbene non fosse mia intenzione contrapporre uno all'altro, ho tuttavia identificato alcuni punti di disparità come pure alcuni punti di comunione nelle loro rappresentazioni di scene di violenza.
Both Guercino and Ribera demonstrate a shared interest in the intersecting processes of drawing and torture in their representations of violence on paper. Sia il Guercino che Ribera nelle loro raffigurazioni su carta di scene violente dimostrano un interesse condiviso nell'abbinare il processo del disegno con quello della tortura. Ribera is consistently preoccupied with portraying the moment during the torture, when the victim is in the process of enduring physical pain. Ribera è principalmente attento a ritrarre il momento della tortura, ovvero quando la vittima sta sperimentando l'apice del dolore fisico. Although Guercino does not or does represent figures such as Marcius and Bartholomew as they're being flayed alive, he ultimately tends to suspend the violence of a scene by focusing on the moment immediately preceding or following the action, sometimes conflating both on the same sheet. Sebbene anche il Guercino rappresenti figure come Marcia e Bartolomeo che stanno per essere scoiati vivi, alla fine tende a sospendere la violenza della scena, spostando l'attenzione al momento immediatamente precedente o successivo all'azione, e a volte cogliendoli insieme sullo stesso foglio di lavoro. While most of his drawings were preparatory for painting commissions, drawings were not simply stages in a longer creative process for Guercino, but also works of art in their own right. This is indicated by the fact that he carefully preserved them in his studio for instructional and documentary purposes. Considerato che mentre la maggior parte dei suoi disegni erano studi preparatori ai dipinti che gli venivano commissionati, i disegni non rappresentano per il Guercino fasi di un processo creativo più ampio, ma sono opere d'arte a sé stanti. Questo ci viene suggerito dal fatto che egli li conservasse con cura nel suo studio, sia come materiale didattico sia come materiale documentaristico. Just as the author's manuscript provides a window into the laboratory of the writer, so too does the draftsman's sketchbook provide a window into the laboratory of the artist, shedding light on his process of creation. Proprio come il manoscritto di un autore ci fornisce una lente di ingrandimento sul laboratorio dello scrittore, anche il blocco dei bozzetti di un disegnatore ci fornisce una lente sul laboratorio dell'artista e mette in luce il processo creativo. Yet the extent to which an artist's drawings are a direct reflection of his personality remains a question of considerable debate. I would argue that, like Guercino, Ribera did not necessarily have to be a sadist in order to produce his images of violence, and I would tend to agree with Manuela Mena, who states that, quote, "The idea of Ribera as an unbalanced personality, prone to cruelty, is a superficial explanation for works that are indisputably well within a tradition that culminates in the 18th century with the Venetian Capriccio." Pur tuttavia, quanto i disegni di un artista siano il riflesso della sua personalità, rimane ancora un dibattito aperto. Io vorrei ribadire che come il Guercino, anche il Ribera non doveva essere necessariamente un sadico per produrre le sue scene di violenza, e tenderei a concordare con quanto affermato da Manuela Mena quando afferma: l'idea che il Ribera avesse una personalità sbilanciata, incline alla crudeltà, è una lettura superficiale delle sue opere, che rientrano appieno invece in una tradizione che culmina nel XVIII secolo con il Capriccio veneziano. As Guercino and Ribera's works testify, this tradition of exploring violent subjects in paint and on paper had its roots firmly planted in the Seicento. If Guercino is regarded as the Rembrandt of the South, he may equally be considered, in certain instances, the Ribera of the North. Come testimoniano le opere del Guercino e del Ribera, questa tradizione di esplorare nei dipinti, come nei disegni, soggetti violenti, affonda le proprie radici nel Seicento. Se il Guercino viene considerato il Rembrandt del Sud e viene a pieno titolo, si può considerare anche il Ribera del Nord. Vi ringrazio molto.
Ringrazio davvero Edward Payne per la sua interessantissima relazione, questo, per averci fatto vedere questo aspetto dell'opera di Guercino unitamente a Ribera. E, se ci sono domande. Non mi sembra. Una cosa che non ho detto prima è che siamo in streaming e che queste conferenze verranno viste direttamente da chiunque voglia collegarsi. Questa sera è stata con noi e sono stati con noi e ci hanno visto Orietta Benocci della Fondazione Sir Dennis Mount e Joanna Killiam del Museo di Varsavia, che saluto e saluto anche da parte di tutti voi. Grazie e vi aspetto domani al concerto. Sì, alle 17.